Classe 1968, Silvio Fauner nasce a San Pietro di Cadore. È l'atleta del fondo più medagliato di sempre. Tra le sue medaglie più celebri, probabilmente quella ottenuta alle Olimpiadi di Lillehammer nel 1994, quando come ultimo frazionista della staffetta 4x10 km batté in volata Bjørn Dæhlie, consentendo all'Italia di strappare la medaglia d'oro alla squadra di casa, data da tutti come favorita. Silvio Fauner inizia fin da piccolo a calzare gli sci da fondo, in una famiglia dove già il fratello praticava questo sport. Ho cominciato, non dico per caso, però avevo mio fratello, che è di 3 anni più vecchio di me, che lui già faceva sci di fondo insieme ai suoi amici nel sci club locale, che allora era sci club Sapada, non era ancora sci club Camosci. E un grazie deve andare proprio al fratello, se Fauner è diventato il campione che è. Senza aver avuto lui, davanti, non, magari sarei andato a fare qualcos'altro. Quindi non, è un insieme di persone, di circostanze. Non sono mancati certo i momenti difficili nella sua carriera agonistica, specialmente nell'autunno del 1997, quando durante un allenamento in mountain bike si ruppe una clavicola a pochissimi mesi dalle Olimpiadi di Nagano. Mi viene in mente questo momento, è la stagione, il settembre del 97, quando al ritorno, quasi a fine allenamento in mountain bike, sono caduto e mi sono rotto la clavicola. In quel momento ho visto così sfumare la possibilità, l'occasione di partecipare alla mia terza Olimpiade. La volontà, la tenacia, quella voglia di non mollare imparata sulle piste da sci e l'affetto e la vicinanza degli affetti più cari permise a Fauner non solo di partecipare alle Olimpiadi del 98 in Giappone, ma anche di vincere 2 medaglie. Per fortuna, con un'operazione fatta 2 giorni dopo e con una grande forza e volontà mia e una grande vicinanza da parte di mia moglie, da parte di miei familiari e tutti i tecnici, sono riuscito a recuperare molto molto in fretta e partecipare alle Olimpiadi e poi vincere anche 2 medaglie, un argento in staffetta e un bronzo nella 30 km. Allenamenti e una grande preparazione atletica sono alla base dei successi di questi grandi uomini, di questi grandi sportivi. Un impegno ripagato da successi che non fanno sentire il peso delle rinunce. Io sono convinto che quando fai una cosa, in questo caso uno sport che ti piace, il dover rientrare prima la sera, il non poter fare certe cose, io non le vedo come le rinunce, le vedo come una fase, o meglio, le ho sempre viste come una fase della preparazione stessa, quindi io non parlerei di rinunce. Gli affetti, dicevamo prima, la lontananza da casa, dalla famiglia, da moglie e figli, forse questa è la rinuncia più grande. Dover partire magari anche per un mese o 40 giorni a novembre, e subito dopo sposato, e lasciare la moglie a casa da sola. Poi pian piano nasce il primo figlio, poi il secondo, poi il terzo, e dover essere costretto, tra virgolette, a partire sia durante l'estate, poi durante l'inverno, una settimana sì, una settimana no, è una cosa molto pesante, quello sì. Una lontananza dagli affetti più cari che viene resa meno dura dalla squadra, da quella che diventa la seconda famiglia. L'armonia del gruppo è fondamentale, perché alla fine è la tua seconda famiglia, quindi la tranquillità è la cosa fondamentale in un gruppo del genere. Uno sport che ha regalato a Silvio delle emozioni fortissime e anche un pizzico di orgoglio, proprio lì, a Lillehammer, in Norvegia. La mia più grande emozione è sicuramente la
la vittoria è l'oro della staffetta di Lillehammer nel 94, perché riuscire a vincere una staffetta a noi Olimpiadi contro i norvegesi in casa dei norvegesi, penso che è il massimo che un atleta possa chiedere alla sua carriera. Lo sci di fondo è uno sport di fatica e non bisogna arrendersi se alle prime esperienze sportive non arrivano i successi sperati o cercati. Ai giovani che si avvicinano a questa disciplina io vorrei dire che non sempre alla prima esperienza, alla prima volta i risultati arrivano, non sono venuti per me, non sono venuti per tanti altri atleti, però poi con la determinazione, con la caparbietà e con la tenacia, se uno crede in quello che sta facendo, i risultati piano piano vengono, quindi anche quando non ci sono risultati subito, di tenere duro perché poi qualcosina si raccoglie.